Amici bellini, 50 punti, 50 punti like. E dobbiamo, sono talmente tante cose bellissime vogliamo parlarne, cominciamo. Allora, con ordine e con calma, perché Gaetano Coppetto si è iscritto al canale e molti di voi devono ancora farlo, quindi i complimenti, facciamo i complimenti ai ragazzi prima di tutto, a Gaetano, benvenuto, e gli altri che stanno godendo, iscrivetevi, perché lo so che vi guardate i video e vi dimenticate di lasciare like, lasciate like. Like Capitani. Capitano ha fatto una partita che dobbiamo far vedere nel dettaglio, quindi screenshot, pagelle, andiamo a vedere questa cosa, record Spalletti, 276 vittorie, andiamo per ordine, perché insomma, allora, brabamba tattico, ci spostiamo, sono pronto con, guardate, guardate, sono prontissimo, questa era la formazione dichiarata, beccata 10-11 su 11 e non c'era dubbio, ma andiamo a vedere con calma qualche screenshot subito, perché voglio andare nel dettaglio, perché me la sono rivista, chi ha visto le mini live ieri, a proposito, andiamo live oggi, quindi recuperiamo tutto il recuperabile, c'è già il link sicuramente. Lasciate i like preventivi, che ci divertiamo. Come ci divertiamo. Lopo sbavature. Mi sono scritto un po' di cose perché voglio essere preciso, ma andiamo per ordine con gli screenshot. Per esempio, la prima cosa che vi voglio far vedere è questa situazione qui che porterà, vediamo, con che porterà quel gol annullato per millimetri ad Osimhen. E già dobbiamo far vedere una cosa: questa è una palla di Elmas che trova tra le linee chi? Giovanni Di Lorenzo, che era effettivamente un trequartista aggiunto di questa squadra. E in questo caso Di Lorenzo riceverà palla e di prima la girerà ad Osimhen, che si libera dell'avversario, spara di sinistro sul primo palo, fa un gran gol, però per pochi millimetri il gol viene annullato, e quindi sottolineiamo la posizione di Di Lorenzo. Napoli che ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo, perché la Salernitana veramente mi ha dato l'impressione, rivedendola poi con calma senza il patema del risultato, che la Salernitana avesse proprio paura di prendere gol. Capi, è normale, sputeremo sangue, abbiamo capito, è chiaro, l'idea era quella, ma l'idea era proprio fare 0-0 e cercare magari con Piontek, perché loro mettono proprio due eventuali attaccanti come Dia e Candreva proprio dietro a controllare i nostri terzini, e Spalletti è bravo a metterli in crisi con gli inserimenti centrali, soprattutto di Di Lorenzo. Mario Rui resta abbastanza largo, ricordate che Mario Rui tende ad accentrarsi, no, fa le cose che deve fare, anche perché se si accentra si va nel pericolo in truppo con Elmas e Zielinski, che anche loro fanno più o meno le stesse cose, quindi lì serviva l'ampiezza, mentre dava intensità e come se non si dice intensità, dava quantità all'interno di densità. Ecco, la densità centrale la dava Di Lorenzo. E lo so che le parole non sono facili, non vengono facili. Allora, in questo caso, invece, vediamo com'è grande questo screenshot. Ridimensioniamo e vediamo cosa vi voglio far vedere. Qui mi piace sottolineare la posizione di Lobotka, che veniva molto spesso per liberarsi delle marcature tra i due centrali. E vediamo così. E ancora una volta vediamo che poi Di Lorenzo faceva il centrocampista aggiunto. Interessante anche vedere la posizione di Anghissà e di Zielinski, è il centrocampo a tre solito, però si ruotava tantissimo questo triangolo, e si doveva creare una superiorità numerica, perché loro stavano tutti lì 5-4-1 4-5-1 per raddoppiare, per non darti spazio per creare superiorità numerica, e quindi il Napoli molto spesso doveva mettere anche le due mezze ali sullo stesso lato, e infatti poi il gol arriverà da Anghissà, che si trova sulla sinistra,
Quindi molto interessante la scelta di Spalletti per ovviare a questa superiorità numerica che cercava di fare la Salernitana. Vediamo qui, questa è l'occasione del gol, passaggio di ritorno al bacio di Mario Rui, con Anghissà che riesce a portarsene via due, lo scambio, l'1-2 di prima, poi con Mario Rui, e Anghissà scappa. E nella seconda diapositiva mi piace farvi vedere anche un'altra cosa. Che c'era una doppia possibilità, ma perché sono così enormi questi screenshot oggi? Perché è una grande impresa. E vediamo qui, possiamo far vedere due cose. Prima di tutto che Elmas è al centro a riempire l'area e potrebbe già ricevere palla da Anghissà. Si vede che c'è un filtrante che Anghissà avrebbe potuto fare da quella zona, quindi molto bene. E vi faccio vedere anche dove si trova Di Lorenzo e come ci crede, come parte per andare anche lui a riempire l'area nel momento in cui Anghissà fa un passo in più, non serve Elmas e va fino in fondo, e a quel punto Di Lorenzo andrà a ricevere, non più seguito da nessuno, non più marcato da Anghissà. Vediamo in questo caso, vedete Di Lorenzo come ci sta credendo e come arriva, qua si vede benissimo lo spazio che avrebbe avuto Anghissà per servire Elmas, quindi avere varie opzioni era importantissimo. E questi erano proprio gli ultimissimi minuti, quindi un Napoli che con pazienza, gli ultimissimi minuti del primo tempo, con pazienza ha cercato di scardinare, ci è arrivato a fine primo tempo, che è molto importante. E poi si passa al secondo tempo, dove il Napoli praticamente la chiude col gol di Osimhen. Qui vediamo che, servito da Mario Rui, Elmas ha tre giocatori intorno, ma fa un movimento fulmineo, il controllo praticamente orientato verso il centro, fa partire un tiro violentissimo e preciso che colpisce il palo, e Osimhen si trova lì di rapina. Bene, bene fare il gol di rapina, perché vuol dire che sei stato bene sul filo del fuorigioco, non ti sei fatto fregare, e quindi anche qui è una crescita del nostro Osimhen, sempre più capocannoniere. Manca, credo, un gol al suo record generale di gol fatti in un anno, quindi è la stagione dove sta meglio performando. Andiamo a vedere altre cose, per esempio qui ancora Lobotka che imposta centralmente, e ancora vedete al 74esimo ancora Di Lorenzo che è lì, e quindi è una condizione in cui il Napoli sì è 4-3-3, ma quando abbiamo noi la palla praticamente sempre, perché il Napoli chiude col 75% di possesso palla, il Napoli ha tre praticamente uomini sulla linea difensiva, poi si crea con Mario Rui, con Di Lorenzo, con Anghissà, con Zielinski che si muovono, quasi praticamente un centrocampo a 4, molto molto fluido, molto mobile, e poi i tre davanti, quindi molto molto interessante tatticamente da vedere. In questo caso ancora vi devo far vedere Di Lorenzo come fa questa diagonale offensiva, qua è ancora Elmas che cerca di pescarlo e Di Lorenzo ancora si butta dentro, e tant'è vero che vi devo far sentire un vocale, perché ad un certo punto si sente Spalletti che gli dice proprio così, sentite bene? Non c'è bisogno, non so che minuto era del finale di Lorenzo che ancora andà, dillo, non c'è bisogno, ti devi calmare. L'ultimo screenshot che vi faccio vedere è questa sbavatura, questo infortunio che capita proprio a Di Lorenzo, che nel cercare di servire Lobotka lo colpisce, quindi in questa carambola il pallone finisce a Pionte, che dobbiamo sottolineare la grandissima parata di Meret, che mantiene il risultato su 2-0, sarebbe stato poi complicato il forcing finale, e invece no, il Napoli molto concentrato riesce a mantenere il clean sheet a Salerno, non facile l'ambiente, il derby, bene, bene, partita importante che dà un segnale al resto del campionato. Quindi ci siamo scritto qualche sbavatura di Lobotka, ho scritto bene Lozano, ho scritto Osi parato su corner, ci ha provato un paio di volte di testa, Piontek parato anche nel primo tempo, ha dovuto fare una parata facile Meret, Anghissà bene mi sono scritto, Di Lorenzo il gol su assist di Anghissà, ho scritto Zielinski un po' lesi,
un pochino pigro nelle, ho visto fargli giocate molto semplici, forse ho visto anche soffrire un po' il freddo. Insomma, arriviamo ai voti. A Meret do 7,5 perché cadere con quella velocità e mantenere il risultato è importantissimo. A Di Lorenzo do 9, potrebbe essere anche 9,5, ma insomma è sfizioso farvi vedere anche la hit map di Di Lorenzo. Questa è la hit map dei primi 15-20 minuti. Guardate come praticamente il suo modo di attaccare poi lo rende un trequartista aggiunto. È qualcosa di unico e di spettacolare. Quindi il capitano merita la nostra considerazione. Ad Rachmani do 6,5, preciso, non ha dovuto fare niente, era tutta impostazione, bisognava essere veloci nel far girare palla. Kim 6 per quel cartellino giallo, cosa che doveva fare, l'ha dovuto spendere il cartellino giallo, ci può stare. Mario Rui 6,5, sempre nel vivo delle azioni d'attacco. Do 7 ad Anguissa, che ha giocato con le scarpe, con i lacci, e si è visto la differenza, perché recupero palla, propositivo, si metteva, cercava la zona più adeguata. Lobotka 6,5, molto molto marcato, ma comunque mi sento di dare comunque mezzo punto in più. Do 6 a Zielinski, perché da lui mi aspetto sempre qualcosina in più. 6,5 a Lozano, molto molto vivace, ha distribuito qualche cartellino. 7,5 Osi, perché è un castigo di Dio, se ne va, non lo fermi, gli devi far fallo, il gol lo fa. E do 6,5 a Delmas, anche lui molto molto presente nel gioco d'attacco e anche nel gioco difensivo, perché lo sappiamo che Delmas ti dà tanta anche quantità. Ragazzi, le considerazioni finali sono meravigliose. Io sono in brodo di giuggiole, come è giusto che sia. Il Napoli chiude a 50 e non era preventivabile. Stiamo andando oltre qualsiasi tipo di rosea, la più rosea delle previsioni. Non poteva essere così. Ce ne andiamo live con altre considerazioni. Voglio leggere tutti i vostri commenti. Voi lasciate i like finali, parleremo ovviamente anche della Juventus, perché non si può fare a meno, con la convinzione che la Serie A è calcisticamente ridicola. La Lega Serie A non dà, cioè tutte le classifiche nel mondo sono aggiornate con la penalizzazione della Juventus, la Serie A non se la sente di togliere i punti alla Juventus, e questa è una cosa gravissima, e mi dispiace doverlo sottolineare. Non si può fare che loro si mantengono i 38 là e nessuno dice niente, non si può fare che vengono penalizzati e la Serie A si sente male, non lo riesce a fare. Dovete aggiornare le classifiche, aggiornate le classifiche, non siate ridicoli, non abbiate paura che i tifosi della Juventus si disticono da zone eccetera eccetera. Ci saranno tanti altri tifosi che negli anni hanno disdetto gli abbonamenti perché non ce la facevano più a vedere certe cose, e magari si bilanciano i numeri. Lo so, avete puntato sul cavallo sbagliato negli anni, troppo, avete puntato troppo sul cavallo disonesto, e invece magari ci sono dei cavalli che ogni tanto rompono, mandano avanti un progetto calcistico bello da vedere, interessante, fatto di fair play molto spesso, ed è apprezzato in Europa. Quindi io parlo, sono di New York, quando trovo un appassionato di calcio mi chiede del Napoli, quindi magari diamo un pochino più di enfasi a una squadra che sta facendo divertire tutta Europa e meno una squadra che in Europa ha sempre deluso, e che anche in Italia abbiamo visto che per mantenersi a galla hanno fatto questo, quello e Maria Stello. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate i like finali, godiamoci il percorso, che adesso poi ci sarà una settimana interessante, perché dobbiamo fare il recap di tutto il girone d'andata, ci saranno tutta la media dei voti, quindi sapremo chi è stato il migliore, il peggiore, il più sfizioso. Do 5 a Dombélé, non mi piace che butti il pallone così e ti pigli un cartellino gratuito, non mi piace. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Sono Saverio Assoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose?